Esatto, ha ucciso donne e bambini. Come va, fratelli della congrega, a posto? Ho sempre preferito Clint Eastwood, Woody Allen in questa Another Bush Night in Sex City. Another Bush Night in Sex City. Da Bing Flynn, De Niro. Salve, mi presento. Sono il più grande scrittore vivente. Peccato che, a parte me, la mia penna e alcuni pochi amici, mi conosca solo il barbone della sobria, incandescente, cadente, colta, incolta. Menta, mentina, senso di piccola mente. Cosa sono questi lamenti? Che a volte è candida e talora di cattivi odori poco puliti da impudico. Impulita mi allunga il mento. Si chiama pizzetto. Ma da qualche giorno sono pelato. Sino la pianto e perseguito me stesso a fasi alterne. Frasi alternanti. Lunari, spassionatamente innamorato del tempo variabile fra ombre e nebbia come l'espressionismo tedesco, spaurito in mezzo a complottanti persone fintamente perbeniste che, vomitando le loro bugiarde interiore, sviscerano la mia nuda onestà, in falso loro pudore che suda freddo dinanzi al mio sguardo, gelido, di ghiaccio, catatonico, passionalmente anacquato, mentre voi andate caldi. A puttane da un pezzo di più puzze dei pazzi pupazzi di merda, quando invece diarreico solfeggio un'altra cagata, una stronzata, bullshit, di quelle che, se ve la narro, arricciarete il naso per smentir che state invero ridendo. Invero ridete da matti. Eleggendomi pazzo per antonomasia. Questo è un ottimo pezzo. Alle antonomasie preferisco San Tommaso. Alle donne che rompono il cazzo, prediligo girarmi i pollici. Oggi al Polo Nord e domani su e giù. Si chiama tirarsela. Sì, chiama tirarsela. È il giro del mondo in 80 giorni, di 20.000 leghe sotto se, seghe. Seghe sotto i mari, i martiri, che siete voi, somari che v'accoppiate con femmine che poi accoppate, brindando con un amante di bastoni in mezzo alle gambe per la vecchia anticipata, antipaticissima, di carne cruda d'uccelli macellai nella scopa di bisca briscola. All'osteria numero 1, quanto fa 2 più 2? Orgia, oppure 4 per 8 e succede un casino della Madonna. La Madonna stava con San Giuseppe, pur Beppe vergine come Cristo, ascendente toro, i nasinelli come Bona. Bologna, state buoni, miei buoi, voi state buone. E siamo tutti in questo buonismo. Sì, in questa società uno vede una bona, ma rimane zitto. Buono, appunto. Le vorrebbe fare la bua da bue e farsela al buio. Eppur non lo dice. Non lo dà, lodatelo. Din don dan, tu scendi dalle stelle, alle grotte di Betlemme. Ho sempre amato di più andar di lemma e accendere le palline del mio abete. L'abito non fa il monco, il monaco, e la stellina te la ficchi in culo. Si odia Natale, Pasquale sa che Natalia non è nata ieri. Quella è donna che sa come succhiare nell'ascensione del sudario vero.
Annotatelo sul diario. Tu credi invece alla sindone, mentre Natale a tutti li sonda. Tutti la sfondano e questa è la società su cui fonderemo altre puttane. Puttanate. Sono o non sono? Avete sonno? Mi annoio? Sono d'altronde un nichilista e di strada artista. Non guadagno un nichelino, ma San Michele di suo cavallo è più veloce dell'uomo. No, ascoltiamo bene la pronuncia. Michelin. Michel Mabel, non è un granché. Meglio la besciamella, Michel Sol Silagna. Mangiatevi le lasagne e fatevi un bagno. Buona vita a tutti. Adesso voglio leggere per voi questo libro. Un'altra notte incazzata in questo schifo di città. Opera d'arte devastante, ci svela un mondo che conosciamo ma non siamo capaci di capire. Vi leggo questo capitolo. A capo fitto. Capo, ove i capelli sono sempre fitti, eppure tagliati al pelo. A zero. Uomini che precipitano da un capo all'altro della città. Quelle che si definiscono cap da cazzo. In tuffo, in picchiata, uomini che dalle panchine si trascinano sempre più in basso. Finché il terreno non arresta la loro caduta, finché il suolo non dice alt. Finché lo spigolo del marciapiede non sembra inclinarsi e si spengono le luci. Dall'alto, con l'ausilio di un visore infrarosso, le puoi osservare, vedere i contorni dei corpi che punteggiano l'intera città mentre loro crollano in ginocchio o si girano su un fianco. Tutti indirizziti in una pantomima del sonno. Semplici puntini su una mappa. Uno stradario urbano elettrificato apposta per i turisti, sul quale spiccano i siti più pittoreschi. Scorre in fretta con lo sguardo dietro gli angoli, lungo i margini, negli anditi riconditi, nei luoghi dove gli uomini vanno a pisciare. Una di quelle lucine potrebbe essere mio padre. Una di quelle lucine potrebbe essere mio padre, benché lui continui a spostarsi nella notte finché non trova un giaciglio di pietra su cui appisolarsi. Accendiamo le luci, care lucciole. E voi uomini, anziché appisolarvi, usate i piselli. Basta, stop. Molti mi chiedono, ma qual è lo stato libero delle bananas? Io conosco lo stato e sempre starà lì. Ecco lo stato libero della mia banana. Chi vuole la banana?